Benvenuti a una nuova puntata di Voci di Valle. Nel primo servizio andremo a conoscere l'opera di un fotografo che si concentra molto su aspetti insoliti delle immagini di natura. Nel secondo, invece, faremo una visita a Palazzo Crotta Manzoni, in centro ad Agordo. Siamo con un gradito ospite che è Alfredo Piccolo, che è un fotografo, e adesso vedremo che razza di fotografie. Sì, ci vuoi raccontare un po', Alfredo, la tua vita fotografica? La mia passione. Allora, ho iniziato come tutti, ovviamente dalla pellicola, ho iniziato che ero molto giovane e naturalmente vivendo in Dolomiti i soggetti sono principali, sono le nostre bellissime montagne, i nostri fiori, la natura, diciamo, quella macroscopica. Con l'avvento del digitale invece mi sono dedicato più alle cose particolari, come si vede in questa mostra che ha suscitato molto interesse perché sono cose inusuali e quindi ha stimolato anche la capacità di osservazione. La mia finalità è proprio quella di portare questo a conoscenza delle persone, insomma, questa capacità della natura di mostrarsi. Posso dire una cosa? Sì. Adesso io ho visitato un po' la tua mostra e devo fare una considerazione. È una rappresentazione un po' infantile, quello che vedono i bambini di solito, perché mi ricordo mio figlio, quando era piccolo, che mi diceva, guardava le nuvole e diceva, papà, vedo una faccia, papà, ho visto... E allora diceva, sì, c'è i bambini, no? Certo. E, ecco, questa è una rappresentazione infantile, non infantile nel senso, senso negativo, sì, sì, e, sì. Ma proprio quello che vedo i bambini, esatto. E gli adulti di solito non vanno a guardare un ghiacciolo o addirittura un pezzo di fango. Che... Ecco, in realtà è proprio questo che mi affascina, questo mondo che è alla portata di tutti, ma che ha bisogno di una certa predisposizione, una certa sensibilità per poter cogliere appunto questo tipo di espressioni. E quello che dice lei dell'infantile è qualcosa che noi abbiamo comunque dentro, no? Che non abbiamo mai dimenticato, che però abbiamo un po' di pudore alle volte. Mettiamo subito in archivio. Esatto, no? Esatto, lo diamo per scontato. In realtà è giusto reiterarlo anche negli anni, certo, perché certo. Appunto dà questa opportunità. Qui è evidente il soggetto, sono dei ghiaccioli che normalmente non si considerano perché li vediamo normalmente, no? In questi ultimi anni un po' meno, visto gli inverni come si sono ridotti, e io sono riuscito, dopo un buon esercizio, a cogliere tutte queste luci che si riflettono all'interno e quindi mettere in evidenza proprio le particolarità di questi soggetti. Ed è entusiasmante proprio rendersi conto di come il ghiaccio riesce a cogliere tutto quello che gli sta intorno e riportarlo. Beh, adesso mi viene in mente una cosa meravigliosa, perché io ero bambino, dormivo in una stanza fredda. Fredda. Ecco, e le finestre certo non erano, i vetri erano molto semplici. La mattina ci si alzava con una formazione di ghiacci che era ogni mattina diversa. No? E mi dispiaceva che si sciogliesse questo ghiaccio, però ero curioso del mattino successivo. Ecco, questo ricordo mi si è risvegliato adesso. In realtà succede anche qui, perché questi durano un giorno. Qui siamo sempre nell'ambito del ghiaccio, il contesto è quello del lago del centro Equatore, dove in pieno inverno si ha questa lastra incredibile di ghiaccio che lo ricopre, e in prossimità della riva, dove fioriscono delle piccole piante verdi che si vedono in questa immagine, che producono sia l'anidride carbonica che l'ossigeno, il quale sale in superficie e trova le temperature esterne molto, molto rigide e quindi si ghiacciano formando queste bolle, queste come si possono dire, queste formazioni così creative tanto quanto quelle che abbiamo visto prima sui ghiaccioli, e ricoprono praticamente tutta la riva del lago, andando a creare forme incredibili come quelle che ho qui davanti, che sono interessate poi in superficie anche da un leggero, sottile velo di brina. Qui invece siamo nella parte, diciamo così, in prossimità della riva, dove si vede proprio il momento in cui il ghiaccio si sta formando, creando queste striature, queste geometrie molto particolari. Altro soggetto molto curioso che ho scoperto sempre in prossimità
del lago, sono queste formazioni che hanno la particolarità di evidenziare la presenza del fango in modo creativo. Siamo appunto in prossimità del lago, quindi con parecchia umidità, la quale impregna questi limi che per ragioni fisiche si gonfiano e creano tutte queste geometrie, questi giochi di luci ed ombre e queste particolarità particolari forme. Qui siamo sempre in un ambito acquatico, diciamo così, l'acqua allo stato liquido, in un piccolo torrente di montagna dove la lentezza e lo spessore dell'acqua permette di creare alla stessa queste particolarità, incontrando ostacoli fatti di sassi e di altri oggetti, i quali orientano le onde in modo diverso. Mi è venuto il titolo Ondulazioni cromatiche, ondulazioni perché riguardano le onde e cromatiche perché, come avete visto, è un'espressione altissima di colori e di sensazioni. E ho scritto queste due parole per invitare il fruitore della mostra a entrare proprio nell'atmosfera che ho vissuto io. In questa sezione troviamo l'acqua di un piccolo torrentello che, con il suo andamento lento e sinuoso tra i sassi ricoperti di alghi multicolori, si corruga e cambia direzione in modo continuo, estremamente curioso e affascinante. Il fattore luce contribuisce ad esaltare la cromia e le forme delle ondulazioni in un continuo divenire che, in base ai vari momenti della giornata e delle stagioni, si manifesta in situazioni sempre diverse. Beh, guarda, prossima volta che vedrò un ghiacciolo penserò a questa frase, oppure quando vedrò del fango o un torrente, eccetera, la guarderai con un pensiero diverso. Il mio obiettivo facendo queste esposizioni è proprio quello di stimolare le persone ad osservare. E ora una gita tra storia e cultura. Chi abita ad Agordo oppure frequenta questo bellissimo paese non può non conoscere quello che è un po' il suo simbolo, ovvero la villa Crotta de Manzoni. È difficilmente possibile visitarla al suo interno perché è una casa privata, ma oggi le faremo approfittando di una visita guidata e saremo accompagnati da Chiara Fontanive e Marta Azzalini. Prima di iniziare a visitare l'interno di Palazzo Crotta de Manzoni, volevo dire due parole su questo prato. Sicuramente l'avete notato, noi lo chiamiamo il Broi e deriva da brolo, orto, broleus in latino, ed è un appezzamento di quasi un ettaro che attualmente viene utilizzato per le manifestazioni più importanti di paese. Avevamo prima due piccole abitazioni che si trovavano nell'area pressoché questa, quindi l'area era quella principale, la primitiva, dove iniziò a nascere questo grandissimo palazzo. Ecco, e poi nel corso dei secoli ci furono molti ampliamenti dettati appunto da queste due famiglie, prima i Crotta che arrivarono qui sul finire del 1500 e poi dei Manzoni che arrivarono qui alla fine del 1700. Possiamo vedere gli stemmi qui delle due famiglie. Abbiamo sulla sinistra abbiamo lo stemma della famiglia Crotta, ut leo fortis in adversis, quindi come un leone forte nelle avversità. Questo era il loro motto. Vediamo appunto una collina con i tre cipressi in alto e sotto da una caverna esce un leone, simbolo appunto di forza. Abbiamo poi sulla destra lo stemma appunto della famiglia Manzoni. Allora, la famiglia Manzoni arrivò qui appunto, come vi dicevo, sul finire del Settecento. Era una famiglia che, diciamo, l'imprenditore delle miniere di Valimperina che con astuzia e abilità riesce a impossessarsi di tutto il patrimonio della famiglia precedente, quindi dei Crotta, e riesce nel 1813 ad acquistare anche questa villa. Fino ad ora avete calpestato il battuto alla veneziana come pavimentazione.
Qui mi concentrerei un attimo su questa pavimentazione in legno, una sorta di parquet dell'epoca. Era tutto disegnato, vedete, e serviva appunto per isolare, perché la stanza era piuttosto fredda ed è una particolarità, insomma, che non si vede molto spesso nei palazzi veneti. Allora, qui abbiamo intanto una vista molto molto spettacolare sulla piazza, sul Broe che abbiamo visto, la chiesa e le montagne. Da qui si può vedere anche la Marmolada. Diciamo che la parete sud della Marmolada si vede da poche zone. Agordo, il Broi e Palazzo del Manzoni, appunto, qui si vede molto molto bene. Avete passato anche questa meravigliosa cancellata, cosa che avete fatto anche entrando dal portone principale. Sono le uniche inferriate che sono rimaste dopo le spogliazioni austriache, perché è un po' un controsenso: la famiglia De Manzoni aiutò le truppe austriache e poi durante la Prima Guerra Mondiale venne il palazzo completamente depredato. Sono rimasti ancora degli arredi e degli oggetti d'arte, ma subì un'importante spoliazione. Vennero portate via anche gran parte delle cancellate, a parte queste, per costruire i cannoni. Questa è una parte del parco originale della villa, perché le proprietà della villa erano molto più estese rispetto a quelle attuali. Se vi ricordate, all'inizio vi ho detto che il Broi, il grande prato appunto di Agordo, faceva parte delle proprietà della villa, e in realtà appunto continuavano anche qui dietro. Poi naturalmente, come succede per i grandi parchi, alcuni lotti vengono poi venduti e questo è quello che è rimasto. Ma questo è molto particolare, perché qualcuno ha detto non sembra neanche di essere in Agordo, no, perché siamo comunque in paese, nel centro del paese, ma siamo in uno spazio veramente molto 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 ampio. È stato trovato un documento di fine 600 in cui vengono citati diciamo così, degli acquisti della famiglia Crotta, perché in quel momento era ancora solo famiglia Crotta, da alcuni scalpellini di Cencenighe, dove ci sono ancora delle cave tra l'altro, per appunto la fornitura di blocchi di pietra. Allora, siamo alla fine del 600, il nome Dolomiti non esisteva ancora, no? Perché è un nome che arriva solo alla fine del 700, in seguito alla scoperta di Dolomier, di questa nuova roccia, insomma, che viene poi nominata Dolomia in suo onore, insomma, ecco. Quindi si parlava di pietra genericamente, non si aveva una definizione precisa, quindi possiamo solo ipotizzare che fosse Dolomia, e quindi probabilmente erano dei blocchi di pietra che sono serviti per fare le statue.